Una richiesta di accesso agli atti e vari enti che si sono adoperati nella gestione dell'emergenza incendi sul Morrone. Sarà questa la prima mossa che metterà in campo il Comitato Giustizia per il Morrone che si è presentato questa mattina alla città nell'affollatissimo angolo letterario del Gran Caffè. Si chiede verità sull'incendio che ha messo in ginocchio la montagna di Celestino V. In prima linea un gruppo di avvocati, medici e ambientalisti che lavoreranno per individuare le responsabilità dirette e indirette per azioni ed omissioni connesse all'incendio del Morrone e degli altri monti circostanti. La Valle Peligna. Vi state organizzando, ma con quali obiettivi? L'obiettivo è non far cadere nel nulla quanto accaduto, ricordarci e ricordare a tutti che è stato causato uno scempio. Noi stiamo lavorando a richiedere già tutti quanti gli atti agli enti coinvolti per far sì che tanto gli autori, da un punto di vista commissivo, ovvero quelli che hanno appiccato gli incendi, quanto chi doveva fare prevenzione, intervenire subito, eccetera, non lo ha fatto, facendo sì che questo fuoco durasse 20 giorni. E quanto affermato l'ex assessore provinciale Teresa Nannarone fra i principali promotori del comitato, l'obiettivo è quello di collaborare con la giustizia e fare fronte comune. Attenzione alta anche sul fronte della salute, con Tommaso Pagliani che con i medici del comitato nella giornata di sabato, domenica e lunedì hanno affittato a loro spese apparecchio sulle polveri sottili. Qualche pericolo c'è, insomma. Concentrazioni di PM10 rilevate dal laboratorio mobile dell'ARTA sono importanti, soprattutto nei primi giorni vicini al fenomeno dell'incendio, questo sì. Il monitoraggio che invece i medici del territorio e questo gruppo, questo coordinamento hanno inteso effettuare, hanno messo in evidenza un rientro importante della concentrazione delle polveri sottili, di tutte le frazioni granulometriche che abbiamo investigato. Sul Morrone non si abbassa la guardia.